Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi mostro quelli che sono i prodotti che mi sono arrivati dalla ditta M-Beads. Sono un bel po' di prodotti, mi sono arrivati una settimana fa, però avevo delle altre collaborazioni da registrare, quindi non ho potuto avanzare con quelli che sono gli spacchettamenti. Passo subito a farvi vedere quelli che sono i prodotti, perché sono un bel po' e il tempo a mia disposizione è pochissimo, anche perché è cominciata la DAD e quindi ho il figlio a casa e ovviamente è da seguire. Allora, ci sono veramente vari prodotti. Allora, prima di tutto vi faccio vedere quella che è la packing list. Spero che mi sentiate bene perché ho le cuffie, quindi spero che il microfono funzioni a dovere. Questa è la packing list, dove vi fanno vedere appunto quelli che sono i codici. Io ho già controllato praticamente tutto, dopo vi metto anche quello che è il mio codice sconto e vi metterò appunto tutte le diciture dei codici e i riferimenti come link al canale. Allora, prima di tutto vi faccio vedere due prodotti che non sono creativi ma che io adoro. Allora, si tratta di due smalti semipermanenti. Allora, aspettate che vado a vedere la descrizione. Allora, sono sono stampi semipermanenti, il prezzo è assolutamente vantaggioso. Questo è il primo codice e credo che sia quello, sì, è un color prugna. Allora, io adesso non ve lo apro, vi metto le foto dopo, perché comunque non essendo creativi non mi sembra il caso di soffermarmi troppo. Questo è un color prugna e invece questo è un color bianco che potrebbe servire anche per lo stamping, e questi li mettiamo via. Poi passiamo alle cose creative. Allora, un sacchetto nel sacchetto e andiamo con queste sono dei copriperla in stile tibetano. Questo è il codice, sono 10 grammi e sono veramente molto belle. Se vedete, veramente molto belle, a forma di fiorellino, e ho intenzione di realizzare anche dei braccialetti, quindi quelli mi servivano. Poi questo è un filo di agata frosted, è un'agata naturale frosted, quindi tipo ghiacciata, e le perle sono da 8. Il prezzo era estremamente vantaggioso, sono molto belle. Molto molto belle. Il filo, vediamo un po'. È un filo, non mi dice quanti pezzi ci sono, comunque penso che siano tipo una quarantina di pezzi. Di solito quelle da 8 hanno una quarantina di pezzi. Ecco. Poi ancora ho preso queste perle, queste dovrebbero essere tipo in acrilico. Aspettate che vado a vedere sul mio. Allora, sì, colori misti, sono un 10x9, colori misti, e dovrebbero ricalcare, sono in acrilico, sì, sono acriliche, e dovrebbero ricalcare quelle che sono le pietre dure. Dunque, dovrebbero essere
anche qua non mi dice quanti pezzi sono. Hanno dei colori sul marrone, sul verde, un po' invernali. E anche qui vedremo che cosa farci. Poi ho preso queste. Queste sono anche loro acriliche. Ho fatto vedere il codice di queste. Non mi ricordo. Queste sono 50 pezzi. Questo è il codice. Sì. E dovrebbero essere da un centimetro. Sì. Poi, queste sono anche loro in acrilico. Sono queste perle tipo schiacciato. Anche queste ad imitazione delle pietre dure. Alcune hanno il cosino tipo che fanno vedere come se fossero di plastica, però devo dire che l'imitazione della pietra è sicuramente molto efficace. Sono 10 pezzi. Ancora altre perle. Anche queste ad imitazione della giada, anche queste sono in acrilico, sono 20 pezzi e questo è il codice. Molto belle, molto belle. Ancora acrilico. E siamo su questi dischi, sempre ad imitazione di quelle che sono le pietre dure. Ho intenzione di creare una collana molto variegata utilizzando anche il filo wire. Ci sono 20 pezzi e questo è il codice e queste sono queste pastiglie di acrilico. Poi ancora qua abbiamo queste sono delle T-bar molto particolari, forma di fiore con questa chiusura a bastone. Un set, sono 10 set praticamente, quindi 20 pezzi, 10 di uno e 10 dell'altro. Ok, scusate la pausa. Allora, poi questi sono 2 metri di catena, la maglia è da 0,4 0,405, molto particolare, è in ferro, comunque non è in acciaio. È molto carina, molto brillante tra l'altro. Questa vedremo anche questa come poterla utilizzare. Scusate la mia fretta, ragazzi, questi sono giorni un po' terrificanti di organizzazione, un casino. Poi, questi sono 5 metri di catena rollò, anche questo dovrebbe essere da 5 mm. Anche questo apparecchio carino. Molto luminosa. Dovrebbe essere color platino. Questa per realizzare dei braccialetti un po' al volo potrebbe essere interessante. Poi ancora stelle. Ah, questo non avevo fatto vedere il codice. Questo è il codice, sono 5 metri, i prezzi sono assolutamente interessanti. Poi stelle in acrilico, queste si possono realizzare anche delle collanine ciondolose al volo, hanno un pendente per così, in modo tale che qua si appende quella che è la collana e qua ad esempio anche su un altro piccolo pendente, oppure potrebbero essere utilizzate anche come link per delle collane. I colori sono, dovrebbero essere sempre l'imitazione di quelle che sono le pietre dure. Eccoci qua. Poi ho preso ancora del cavetto, questo è da 3
3,8 mm ed è nero ed è un rocchetto. Non mi sono segnata quelle che sono le caratteristiche, però con i link che vi lascio potrete sicuramente andare a vederne le caratteristiche. Sono tutti prodotti comunque estremamente validi ed estremamente buoni. Poi ho preso queste pinze dai Becchi Lunghi. Allora, questo è il codice. I prezzi sono veramente vantaggiosi, perché se vi dico, ovviamente espressi in dollari, questa pinza dai Becchi Lunghi è costata, non a me, il prezzo che aveva sul sito era di $1.34, che è poco meno della nostra valuta, quindi sarà €1,50 più o meno. Ovviamente poi devo lavarla, ha tutta la protezione della parte meccanica con l'olio, appunto, per fare in modo che scorra bene. Poi, ultimo pezzo, sono andata a prendere questo è uno stamping, non è proprio diciamo così nelle mie corde, ma ho intenzione di realizzare qualcosa con questo e con gli alcol sulla pasta polimerica. Questo viene utilizzato per lo scrapbooking, è molto carino perché è molto primaverile, ci sono queste rose, queste farfalle, è parecchio bello. Chi è più avanti di me sullo scrapbooking sicuramente potrà vedere e capire la qualità di questo stamping. Ho visto dei tutorial di americani, mi sembra, che realizzavano delle cose con questi stamping molto molto interessanti, e quindi voglio provare a realizzare magari dei capuchon un po' particolari. Un foglio, questo è il codice. Quindi questo è tutto il materiale che la Envis mi ha fornito per i prossimi tutorial. Io ringrazio ancora la ditta, ovviamente, per la collaborazione che mi rinnova, e invito voi ad andare a vedere appunto il sito. Vi lascio quello che è il mio codice sconto, magari lo metto anche qui nel video in modo tale che potrete vederlo sempre. E quindi niente, io vi saluto, corro dall'altra parte. Faccio anche le parole, scusate, periodo, e quindi niente, vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, spero di aver fatto, di avervi fatto una cosa gradita, e spero che appunto mettete un pollicino in su, fate crescere il mio canale, e niente, io vi saluto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo ai prossimi video in collaborazione e tutorial con questo materiale. Grazie ancora a voi, grazie alla Envis. Ciao!